Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Questa è la prima iniziativa pubblica della collettiva Menapace ed è un'iniziativa pubblica in cui vogliamo mettere a confronto voci femministe contro la guerra e provare a costruire una storia futura, inventare una storia futura. In cui la guerra e il patriarcato che lo generano non siano devastanti per le vite come in questo momento. E presento molto brevemente la collettiva Menapace, è una collettiva nata all'interno di Rifondazione Comunista, da un percorso femminista e conflittuale che abbiamo agito nell'ultimo congresso di Rifondazione, a partire da una tesi che abbiamo definito tesi eccedente, e vogliamo provare a costruire intersezionalità da femministe e comuniste, e ad aprirci al confronto, al dialogo con i femminismi in Italia e nel mondo. E per noi è stato, diciamo, quasi spontaneo scegliere come nome della collettiva Menapace, non solo perché questo cognome, come la stessa Lidia non mancava di ricordare, contiene in sé il nome Pace, ma per quello che Lidia ha rappresentato e rappresenta per tutte noi, femminista, comunista, pacifista, partigiana. E noi siamo contentissime oggi di aprirci a questo confronto di voci femministe con delle interlocutrici che ringraziamo subito e che hanno bisogno di pochissime presentazioni. Lidia Cirillo, che è un punto di riferimento per tutte noi, femminista, saggista, insomma, Lidia Cirillo, grazie. C'è con noi Eliana Como, FIOM CGIL, femminista e nonché, diciamo, autrice di disegni, questo lo aggiungo io, potentissimi, e questo apro e chiudo parentesi. E con noi c'è anche Nicoletta, anche lei non ha bisogno di molte presentazioni. Nicoletta, diciamo, parte della rete IFE e in questo momento è particolarmente impegnata nel gruppo FEM della Società della Cura, che è nato, diciamo, nei mesi della pandemia. E c'è Laura, grazissime anche a Laura Ronchetti, con cui, diciamo, personalmente ho condiviso tantissime esperienze e tantissimi percorsi. Laura è una costituzionalista e quindi ci aiuterà un po' a capire, tra le altre cose, che fine ha fatto l'articolo 11 della nostra Costituzione, ma insomma, insieme alle tantissime altre cose che Laura ci dirà. Laura fa parte dell'Assemblea Romana di Non Una di Meno, e Non Una di Meno è stato in piazza lo scorso 8 marzo per, diciamo, lo sciopero femminista e transfemminista, con uno slogan esplicitamente contro la guerra, Strike the War, e quindi, diciamo, è anche questa una prospettiva, un percorso che ovviamente per noi è fondamentale. Io proverò a introdurre questa discussione lasciando totalmente aperta la volontà, diciamo, alle relatrici, l'impostazione dei loro interventi. Parto però da un libro, o meglio dal titolo di un libro, che abbiamo presentato, come non una di meno, a ESC poche settimane fa. Il libro si chiamava Potenza Femminista, di Veronica Gago. Tra l'altro ha girato tutta l'Italia, e quindi immagino che in molti avrete avuto la possibilità di leggere il libro o di partecipare a una delle presentazioni. Mi interessava molto partire da questo titolo, Potenza Femminista, perché è secondo me la sfida che abbiamo di fronte, cioè come costruiamo potenza femminista, relazioni femministe contro questa guerra, che invece sembra relegare il movimento pacifista nazionale e internazionale a una dimensione di completa
in potenza. E ci sembra fondamentale partire, diciamo, da un posizionamento femminista, perché ed è su questo che abbiamo incominciato a lavorare, a interrogarci come collettiva Menapace. Siamo convinte che il femminismo, in quanto critica al, diciamo, pensiero e pratica critica del patriarcato, dei patriarcati, possa alla radice decostruire quella cultura che origina le guerre e la guerra che è in corso, insomma, che possa alla radice agire sul nesso patriarcato, nazionalismi, guerra, che è quello che, diciamo, sta in questo momento devastando l'Ucraina e diciamo, producendo centinaia di migliaia di profughi e di profughe. Io in questo, diciamo, credo che dobbiamo davvero fare uno sforzo di pensiero politico femminista, in particolare, e lo dico diciamo, a partire dalla necessità di un pensiero situato. Noi siamo femministe che vivono e agiscono in Italia e in Europa, pensiero politico nello spazio europeo. Luisa Boccia, in un suo contributo molto interessante, secondo me, che è stato pubblicato sul sito del CRS, nel provare a tematizzare la militarizzazione del dibattito pubblico, particolarmente pervasiva, almeno diciamo, nello scenario mediatico italiano, e diciamo, nel interrogarsi diciamo, su questa militarizzazione del linguaggio, ma anche della proposta politica, secondo cui alla fine diciamo, per costruire la pace diciamo, la strada sarebbe di fatto alimentare la guerra attraverso l'invio di armi, citava un passo di Virginia Woolf del 40, in cui appunto si faceva riferimento alla necessità di accedere ai sentimenti creativi. Io credo che diciamo, per uscire dalla cappa del militarismo fisico e simbolico, abbiamo davvero bisogno di accedere ai sentimenti creativi, di creatività femminista, di potenza femminista. E parto, diciamo, dalla situazione italiana ed europea. Non perché diciamo, attribuisca ovviamente all'Italia e all'Europa una diciamo, centralità, in particolare all'Italia, che evidentemente non ha nella dinamica della guerra in corso, ma perché appunto voglio interrogarmi e vorrei che ci interrogassimo in maniera situata a partire da quello che possiamo fare nel contesto in cui viviamo. A me ha colpito molto che diciamo, nel dibattito parlamentare in cui di fatto si approvava la risoluzione del governo sull'invio di armi, quella che insomma, adesso viene in maniera un po' surreale da alcune forze politiche parlamentari rimessa in discussione dopo essere stata votata. Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, per appunto legittimare l'invio di armi, citasse proprio l'articolo 11 della Costituzione, ovviamente facendo riferimento alla seconda parte, e in questa maniera, diciamo, di fatto, come dire, contraddicendo quello che è il senso del dettato costituzionale. A mio avviso, lo dirà ovviamente molto meglio di quanto non possa fare io, Laura. Insieme a questo, insieme alla diciamo, messa tra parentesi di quello che è diciamo, l'espressione costituzionale, il ripudio della guerra, abbiamo però anche assistito in queste settimane alla progressiva, o meglio regressiva, messa tra parentesi di quella stagione in cui almeno retoricamente si era parlato di redistribuzione, di investimenti sulla scuola e sulla sanità e di transizione ecologica. Perché quello che sta avvenendo è, diciamo, è evidentissimo, è diciamo, di fatto una nuova, con l'aumento delle spese militari richiesto dalla NATO, non funzionali all'esercito europeo, ma richiesto dalla NATO, noi stiamo di fatto assistendo, diciamo, a una ristrutturazione militarista del capitale europeo.
e diciamo ha una derubricazione di tutto quello che poteva almeno diciamo nella retorica essere come dire tratto dal PNRR e dal Next Generation EU non per la spesa sociale, non per la transizione ecologica, ma appunto per le spese militari. Io sono un'insegnante e diciamo noi dopo aver per 2 anni parlato della centralità di scuola e sanità stiamo assistendo al taglio dello 0,5% sulla scuola a fronte appunto di un aumento delle spese militari. E quindi diciamo una delle domande che vorremmo affrontare con voi oggi è diciamo quali saranno le conseguenze nella vita delle donne e diciamo di questa nuova torsione di politica economica e diciamo di questa derubricazione appunto della scuola, della sanità, della cura. L'altra questione diciamo riguarda invece appunto la nascita dell'Europa geopolitica, sempre parole di Enrico Letta. E su questo io apro una serie di domande che vorrei condividere con voi. A me preoccupa molto che l'Europa geopolitica o l'Europa politica nasca nel fuoco di una co-belligeranza di fatto e che diciamo la scommessa interessante di una cittadinanza non statuale che si apriva diciamo alle origini della scommessa europea di fatto venga in questo momento soppiantata diciamo da un supernazionalismo europeo, da una retorica suprematista per cui democrazia e valori occidentali sono di fatto come dire utilizzati come se fossero come dire un brand europeo e diciamo come strumento di inferiorizzazione, inferiorizzazione dell'altro. E quindi mi preoccupa molto questa diciamo retorica suprematista che torna potentemente nello spazio europeo. Per quanto riguarda diciamo la questione ucraina nello spazio europeo, io me ne sono occupata diciamo direttamente nei 5 anni in cui sono stata in Parlamento europeo e devo dire che diciamo secondo me il primo elemento che noi dovremmo provare ad avere presente è che cosa è successo nelle relazioni fra Europa e Ucraina dopo l'Euromaidan. Faccio alcuni esempi, una cronologia rapidissima. Prima dell'Euromaidan, più risoluzioni del Parlamento europeo avevano stigmatizzato la presenza di una destra ultranazionalista in Ucraina. Nei giorni dell'Euromaidan, in cui, come sappiamo, la destra, diciamo, le forze, i gruppi di estrema destra, non ultimo il famigerato Battaglione Azov, hanno avuto un ruolo non secondario, cambia completamente l'atteggiamento delle istituzioni europee nei confronti dell'Ucraina, cade il silenzio su tutto quello che e ci torno su questo, su tutto quello che sono stati i crimini commessi dall'estrema destra in Ucraina, a partire dalla strage di Odessa, alla strage alla casa dei sindacati di Odessa. L'estrema destra viene, diciamo, funzionalizzata alla costruzione di un'Ucraina euroatlantica e antirussa. Vengono erogati prestiti ingenti all'Ucraina proprio nei mesi in cui invece la Grecia viene strangolata sulla questione del debito. Viene aperto non solo il canale di accesso, diciamo la richiesta di accesso all'Unione Europea, ma anche un trattato di libero scambio con l'Ucraina. Allora, diciamo. La mia domanda è, poi vorrei diciamo, incominciare ad introdurre alcuni dei temi che Lidia ha affrontato nel suo articolo pubblicato sulla rivista Jacobin,
in relazione alla guerra in corso, che tipo di Europa sta nascendo, si sta forgiando nella co-belligeranza e nella funzionalizzazione dell'estrema destra alla difesa dei propri valori, no? Battaglione Azov sta resistendo per noi e tutto quello che abbiamo sentito in queste settimane. Durante quegli anni io mi sono recata in Donbass e su questo interagisco direttamente con l'articolo di Lidia, che per noi è stato come collettiva fondamentale. Noi ci siamo riunite a porci domande e a autoformarci sulla questione della guerra a partire da quell'articolo. Lidia parla di una, mi correggerà poi lei se sbaglio, di una guerra prima. È di una guerra seconda, la guerra prima appunto in Ucraina, la guerra della NATO tra NATO e Russia, la guerra seconda. Io credo che noi dobbiamo aggiungere a questa analisi che condivido anche tutto quello che è successo tra il 2014 e il 2022. Perché? Perché le migliaia di civili che sono morte tra il 2014 e il 2022 non possono essere rimosse, a mio avviso, dalla riflessione su quello che sta accadendo, né può essere rimosso quello che è stato anche qui il ruolo dell'Europa nel di fatto non ottemperare alla vigilanza sul rispetto degli accordi di Minsk. E il ruolo appunto dell'estrema destra nel agire nei confronti delle repubbliche autoproclamate. E su questo noi ci siamo posti alcune domande. È giusto riconoscere il diritto dell'Ucraina all'autodeterminazione e quindi il diritto dell'Ucraina a richiedere l'accesso all'Unione Europea? È giusto anche riconoscere il diritto all'autodeterminazione delle popolazioni del Donbass che, con un referendum non riconosciuto dalla comunità internazionale, avevano espresso la loro volontà di non far più parte della Repubblica Ucraina? Probabilmente sì, questa è la risposta, su cui ci siamo confrontate. Ci chiediamo anche se questo modo di intendere, l'autodeterminazione, così diverso, ad esempio, da quello che le donne e gli uomini in Kurdistan hanno sperimentato e proposto, cioè lontano dalla dimensione della statualità, non sia per noi una scommessa più interessante. E ci siamo però anche chieste se imporre ad altri e ad altre di rinunciare all'ambizione, alla statualità, non sia da parte nostra una sorta di west planning, cioè di come dire, imposizione ad altri e ad altre di un modello di autodeterminazione. L'ultimo punto, io ho praticamente esaurito il tempo, su cui vorrei darvi la parola, è invece forse l'aspetto più rimosso di questa guerra, e cioè le culture patriarcali che si stanno consolidando in questo conflitto. Noi sappiamo benissimo chi sono Putin e Kirill. Lo sappiamo, come femministe italiane, ci presentammo, adesso non mi ricordo in quale anno, forse il 2011-2012, durante una delle visite di Putin a Roma, con uno striscione, sputiamo su Putin, alcune compagne, mi ricordo le compagne delle canne sciolte, fecero un'azione diretta proprio perché sapevamo qual era lì la condizione di repressione delle donne e delle femministe. E quant'è pesante, misogino e omofobo la cultura patriarcale di Putin e di Kirill, anzi, che questa guerra viene anche narrata e raccontata, come una guerra contro, la decadenza dei costumi occidentali, per usare vecchie categorie. Dall'altro lato sappiamo quanto nella narrazione mediatica questa guerra è anche nei fatti, questa guerra stia riproducendo anche
diciamo sul fronte occidentale, usiamo anche qui un'espressione da altri tempi, una diciamo nuova valorizzazione a partire diciamo dalla leva e dalla coscrizione obbligatoria in Ucraina. A questo proposito ne approfitto per sostenere l'appello e rilanciare ancora una volta l'appello per l'obiezione e gli obiettori in Ucraina, ma stiamo assistendo ancora una volta agli uomini sul fronte e alle donne e ai bambini che scappano dalla guerra. E questo che cosa comporterà rispetto, diciamo, a nuovi processi migratori, a un nuovo sfruttamento, diciamo, del lavoro di cura delle donne che già avviene in maniera intensa, intensissima nel nostro paese. Non forse diciamo, sulla linea della bianchezza, perché in questo caso diciamo, parliamo di donne che vengono accettate nelle case proprio in quanto bianche, diciamo, questo è uno dei paradossi dell'Occidente, ma proprio perché diciamo, non native vengono sottoposte a condizioni di lavoro che non esitiamo a definire servili. Su tutto questo, come costruire potenza femminista, come possiamo costruire e dare corpo a un movimento pacifista che sembra, diciamo, dopo la manifestazione del 5 marzo, di fatto relegato a una dimensione di impotenza nello scenario italiano e nello scenario europeo, e come possiamo costruire relazioni femministe nello scenario europeo ed internazionale. Mi taccio. Do la parola a Lidia, che ringrazio ancora una volta e che immagino, diciamo, che avrà moltissime cose da dire a partire diciamo, da quanto lei ha già scritto su questa guerra e che, ripeto, invito tutte a leggere perché insomma, è un articolo denso di riflessioni, se vogliamo, anche di provocazioni come il non ricadere né con Putin né con l'Ucraina. Lidia, grazie ancora. Lidia, il microfono. Devi sbloccare il microfono. Ma non trovo il microfono. L'hai trovato, l'hai trovato. Ah, bene, bene. No. Volevo dire che non lo dico per modestia, ma non vorrei che il mio articolo venisse sopravvalutato perché io mi sto ancora aggiornando e sto ancora cercando di capire. Tra l'altro, consiglio a Eleonora, se mi fa avere il suo indirizzo email, glielo faccio avere, un articolo sul fascismo in Ucraina, in Donbass e in Russia, documentatissimo e molto interessante. Perché dice cose un po' diverse. Io non dico niente, nel senso che è un argomento sul quale sono state dette molte cose diverse e sul quale, appunto, ripeto, sto cercando di capire e di documentarmi a sufficienza. Allora, io che cosa ho cercato di fare? Prima di tutto, questo articolo non è nato in un ambiente femminista, è nato in un ambiente di persone abituate a ragionare con gli stessi parametri, con gli stessi giudizi e che a un certo punto hanno scoperto di non essere d'accordo su una questione vitale come la questione della guerra tra Russia e Ucraina. E allora il mio tentativo è stato quello di offrire una chiave di interpretazione che non è per niente nuova e per niente originale, della guerra come insieme di guerre. Io ne ho citate due, ne avrei potute citare tre, quattro, una terza non c'è nell'articolo, la citerò alla fine della relazione, se me lo ricordate, perché io vado verso il rimbambimento, mi dimentico le cose che sto dicendo lungo la strada. Quindi due guerre, ho puntato l'attenzione su queste due guerre. E sulla loro intersezione, questo è un termine che si usa che viene adoperato per altri usi, ma che questa volta potrebbe essere utile a capire in quale diavolo di mondo ci stiamo muovendo. Tra l'altro, sono molto confortata del fatto che il collettivo che mi ha invitata si chiami Rifondazione Comunista,
perché potrò citare Marx e Lenin senza dovermi scusare, giustificare oppure dire quel tale a me tanto caro, eccetera, eccetera. Perché io ho cercato di ristabilire dei punti fermi e la questione dell'autodeterminazione è uno dei punti fermi del dibattito marxista. In Ucraina, una delle guerre, una delle due guerre, poi la seconda guerra in un certo senso contraddice la prima, la prima guerra è una guerra di aggressione di uno Stato imperialista nei confronti dell'Ucraina in modo specifico e che ha proprio le caratteristiche classiche della lotta per la libertà di una nazione, per l'autodeterminazione di una nazione. Nel movimento operaio c'è stata una discussione lunghissima. Io sento dire qualche volta: noi siamo internazionalisti, quelli sono due nazionalismi, e questo denota una misconoscenza o non conoscenza del dibattito in seno al marxismo, perché sia Marx che Lenin hanno dedicato moltissimo spazio, discussioni, polemiche, battaglie, eccetera, eccetera, sul fatto che la lotta delle nazionalità oppresse, il nazionalismo degli oppressi, non può essere messo sullo stesso piano di quello degli oppressori. E Marx parlava della Polonia, parlava dell'Irlanda, Lenin parla proprio dell'Ucraina. Tra l'altro è proprio un post di Rifondazione Comunista di Centocelle che mi ha ricordato un articolo di Lenin sull'argomento, nel quale Lenin dice: saranno poi gli ucraini a decidere se vogliono essere parte della Russia oppure non vogliono essere parte della Russia, e se lo vogliono essere, a quali condizioni desiderano esserlo. Quindi c'è un acquisito bagaglio su questo tema. E se c'è una cosa che non si può negare, perché si può dire che l'autodeterminazione è superata. Mi ricordo che Lidia lo diceva: va bene, io non sono assolutamente per il dogmatismo e per ripetere cose, però mi si deve dimostrare per quale ragione lo è. Cioè, lì c'è stato un uso e abuso di questo termine. Per esempio, anche la Lega, quando flirtava con posizioni di sinistra all'inizio, parlava di autodeterminazione. Questi sono abusi che sono sempre possibili. Se c'è un rapporto che richiama questo concetto, è proprio la relazione tra grande Russia, Mosca, Cremlino, che sia con gli zar, che sia con l'Unione Sovietica di Stalin, che sia con Putin, e l'Ucraina. È proprio quello un rapporto classico che poi ha avuto le classiche manifestazioni, per esempio la proibizione di usare tra gli strumenti ufficiali, per i documenti ufficiali, la lingua ucraina e altre cose terribili, per esempio a proposito della carestia del 32-33, ma qui non sto a raccontare perché non voglio andare troppo lontano con questo. Quindi c'è questa guerra. E in questa guerra si dà la solidarietà al paese aggredito a prescindere dalla natura della sua direzione. Non ha importanza. Quando noi abbiamo dato la nostra solidarietà all'Iraq aggredito dagli Stati Uniti e dalla NATO, non è che abbiamo fatto le pulci a Saddam e di pulci ce ne aveva grosse come blatte. Cioè, non è questo. Tu dai al popolo aggredito, alla nazione, anzi meglio, perché popolo è un termine indistinto che significa poco, ma alla nazione dai la tua solidarietà, che poi si può manifestare in tante cose, in mutuo soccorso, in richiesta che il debito estero venga annullato, in tante cose che non sono necessariamente la questione delle armi. Sulla questione delle armi, poi, deciderà l'Ucraina, se non decideremo noi, non siamo noi a decidere. Noi abbiamo un altro punto di vista e entriamo così nella seconda guerra. Qual è la seconda guerra? La seconda guerra è la guerra interimperialista tra la Russia e l'Occidente, in modo particolare gli Stati Uniti, e in questo momento in modo pericolosissimo e avventurista
il Regno Unito, che in questo momento è all'avanguardia dell'avventurismo da questo punto di vista. Allora, questa seconda guerra che cosa ci dice? Ci dice che in questo momento il rischio di un conflitto tra la NATO e la Russia è un rischio assolutamente presente e che non si può ignorare, che non può essere messo da parte, nel senso di dire, vabbè, che io mi sono sentita dire, ma che hai paura della guerra nucleare e impedisci all'Ucraina di difendersi? Io non impedisco niente a nessuno. Se uno non ha paura della guerra nucleare, ditemi voi di che cosa deve avere paura. Ma non si tratta nemmeno di questo, perché non si tratta nemmeno di arrivare a dei punti così estremi, ma solo a fare dei ragionamenti. Allora, un primo ragionamento è il seguente: siamo in un momento in cui è in crisi l'ordine unipolare, che dopo la caduta dell'Unione Sovietica era stata un'ambizione degli Stati Uniti, ambizione che aveva praticato disseminando guerre e rovine da ogni parte. Quindi, primo elemento, siamo nella crisi di un ordine globale e di solito la crisi di un ordine globale è quella che si risolve con guerre, il capitalismo le ha risolte sempre così, si risolve con guerre all'altezza della dimensione della crisi. Possiamo permetterci una terza guerra mondiale? Io lo chiedo semplicemente. Ma non è solo questo, è che il dominio del capitale finanziario, vediamo se riesco a farmi capire perché in altri ambienti la cosa mi è riuscita piuttosto difficile, il dominio del capitale finanziario ha privato della direzione politica anche i ceti padronali, anche la borghesia, anche i capitalisti e quindi della loro capacità di autopreservarsi. L'avventurismo mette in pericolo la borghesia stessa, è chiaro? Quindi una rinuncia alla politica e un passaggio, un indebolimento. Non so se questo concetto viene condiviso, ma penso di sì perché è abbastanza ovvio che viene condiviso, diciamo, che è un indebolimento complessivo della capacità della politica di essere direzione negli interessi dei forti, ma anche negli interessi dei forti in senso positivo, nel senso che non distruggeranno se stessi. Il Pentagono all'inizio degli anni Ottanta fece una specie di inchiesta di studio per vedere quanti morti si poteva permettere, no? Cioè, quanti morti in una guerra nucleare ci possiamo permettere? Arrivarono a 800 milioni, cosa pazzesca, che consideravano una cifra accettabile, dopodiché convennero che in realtà era una cifra ottimistica. Adesso io mi ricordo questo perché negli anni Ottanta ci fu una battaglia sulla questione dei missili, che chi è vecchio della mia età si ricorda. Quindi questi elementi di crisi, di mancanza di direzione politica, creano un rischio di avventurismo notevolissimo e quindi l'escalation militare è pericolosa, non solo, ma poi sarebbe pazzesco adottarla noi. Adottare noi una richiesta di dare armi. Da una parte sarebbe sbagliato politicamente e dall'altra parte sarebbe anche ridicolo, perché sarebbe chiedere agli Stati Uniti, alla NATO, al Regno Unito, eccetera, di fare quello che stanno facendo. Cioè, è una cosa che, diciamo, io ritengo non stia né in cielo né in terra. Quindi non un rifiuto del diritto dell'Ucraina. Ci sono dei compagni anarchici che vanno a combattere, vabbè, benissimo, io non ho niente in contrario, ho in contrario invece avverto dei rischi grandissimi, quello di mettere la NATO in mezzo in questa situazione e poi anche perché noi siamo in un paese che ha 120 basi militari, 20 siti segreti e non siamo autorizzati a parlare. Allora, io ho sentito in questi dibattiti che si fanno alla televisione, che purtroppo sono costretta a vedermi quasi tutti perché
in realtà qualche informazione reale ogni tanto ci scappa. Ho sentito, cioè, dai vostri salotti, seduti sui vostri divani, magari in ciabatte, pretendete di... Noi non siamo, saremo pure seduti sui divani, saremo pure in ciabatte, ma noi siamo immediatamente implicate. Cioè le implicazioni derivano dal fatto che noi abbiamo queste basi militari e che domani una guerra che le implica, ma com'è che non si, come si può dire che non lo siamo? Lo siamo, non solo lo siamo, non soltanto dal punto di vista della nostra sicurezza personale, ma lo siamo anche da un altro punto di vista. In questo paese noi abbiamo fatto la lotta contro la NATO, abbiamo fatto un dibattito che ha segnato uno dei punti della costruzione di una sinistra radicale. Vi ricordate Berlinguer e la sua idea che tutto sommato essere nati sotto, stare sotto l'ombrello NATO non era poi così male. E questo è stato uno dei nostri punti di partenza, no? Sono stati tanti, però uno dei punti di partenza è stato il giudizio sulla capacità di essere ombrello protettivo della NATO. Quindi ci smentiremmo pure. Quindi ragioni di sicurezza, ragioni di fragilità del sistema unipolare e di quello che si vuole ricostruire, ragioni di politiche di costruzione di una sinistra comunista radicale, mi auguro antistalinista, perché l'impronta dello stalinismo è molto forte nella sinistra radicale italiana. E niente, io ho posto questi problemi. Io non c'ho una risposta. Io sto ancora continuando a cercare di capire che cavolo succede. E non è mancata la riflessione sulla questione, sul femminismo, sulle donne, per una cosa molto semplice, perché se c'è un movimento che è contro la violenza alle donne, la guerra è la violenza suprema. Come si fa a in qualche modo a collegarsi a questo, cioè a ritenere che ancora si possa parlare di guerra quando la guerra è per le donne quello che è sempre stato e che oggi lo è di più? Perché questa è una guerra che per il modo in cui si svolge produce essenzialismo, no? Come ha detto Dalla Ciamarraini, l'ho trovato molto intelligente, le donne con i bambini, gli uomini a combattere. È una guerra che vede gli stupri che ha sempre visto, che vede fenomeni nuovi come il fatto che le donne trans vengono rimandate indietro dai confini perché considerate maschi, e tutte le cose che sono contemplate all'interno della tematica della violenza, sulla quale, diciamo, varrebbe la pena di dire di più, ma penso di aver esaurito il mio tempo. Ho finito, credo. Grazie Lidia, grazie davvero, e penso che appunto sia importantissimo tornare a confrontarsi, diciamo, sulla questione dell'autodeterminazione e anche ecco così, diciamo, tra le varie accuse che dobbiamo respingere, e diciamo oltre a quella di filoputinismo o di diciamo a seconda delle posture, diciamo dei posizionamenti, di essere di fatto inclini ad accettare la NATO, come tu diciamo giustamente ricordavi, c'è anche quella che diciamo sentenziamo da questa guerra comodamente seduti da casa. Questa è una guerra che ci riguarda, se non altro diciamo per la questione delle basi militari. Sappiamo, e anzi invitiamo tutte quelle che possono essere a Coltano il 2 giugno, è una guerra che ci riguarda per la paura del nucleare. Tra l'altro ricordo che proprio diciamo sulla questione del nucleare ci fu una importante manifestazione femminista proprio negli anni di Chernobyl, quindi anche su questo diciamo il femminismo non è mai stato zitto, e credo che diciamo la paura della guerra nucleare diciamo sia una paura politicamente, come dire, sensata e politicamente produttiva. C'è però anche qualcosa che, come dire, ci riporta dentro questa guerra, ed è diciamo la questione sociale dentro un contesto di nuova militarizzazione. La chiusura diciamo di qualsiasi
illusione redistributiva, di qualsiasi illusione di investimento, diciamo, su scuola e sanità, e diciamo, la sepoltura della questione sociale dietro, diciamo, un discorso pubblico e oltre che diciamo, una politica economica del governo che fa, diciamo, del proprio perno, fa del militarismo, scusate, il proprio perno. Eliana, a te la parola. Eccomi, ciao a tutte, grazie di questo invito. Devo dire che sono abbastanza imbarazzata di parlare dopo di Lidia, perché credo, come dire, di dover proprio partire nel dire che non posso, non sono in condizione di aggiungere proprio nulla al quadro che lei ha fatto, perché non so, non ho capito, non posso dare il mio, cioè, non ho da aggiungere. E allora provo a limitarmi a quello che invece vedo da qui, da quello che quotidianamente sono in condizione invece sì di capire, e che è questo. Allora, intanto io sono proprio contenta che ne stiamo parlando, oggi stiamo parlando di guerra tra donne, sono proprio proprio contenta. Credo, diciamo, che se si desse, la metto così, un po' più potere alle donne e meno armi agli uomini, forse, diciamo, saremmo un passo più vicini alla pace e più lontani dalla guerra. Ma non perché, e lo voglio dire perché l'ho risentito ieri in una conversazione e mi ha abbastanza infastidito, non perché le donne siano portatrici di pace in quanto, non lo so, biologicamente pacifiste, diciamo. Ieri sentivo proprio una roba di questo tipo, cioè portatrici di vita e quindi, insomma, delegate alla pace. No, non è così assolutamente. È vero che la guerra la fanno gli uomini storicamente, da millenni, perché sono gli uomini che hanno il potere di farla. Devo dire che, insomma, considero un atto abbastanza provocatorio in questo momento la richiesta d'ingresso nella NATO di Finlandia e Svezia, e cioè, non mi stupisce nemmeno un po', insomma, che siano, insomma, in questo caso due donne a sostenerlo, perché sono all'interno di quello stesso meccanismo di potere. Però penso, questo proprio sì, che la guerra sia proprio una cosa macista oltre che patriarcale. E soprattutto in questo momento è molto macista, ovviamente da un lato, come dire, lo do per scontato, come giustamente diceva Lidia, è la prima e immediata cosa che come dire, condannare un'aggressione macista, appunto in quel termine, in questo senso, da parte della Russia, dell'Ucraina, è una condizione essenziale la solidarietà a un popolo che viene, il sostegno e l'aiuto a un popolo che viene, a una nazione, giustamente, che viene aggredita. Questo è fuori discussione, però poi questo non basta. Non basta perché, come dire, è altrettanto macista in qualche modo l'idea che questa guerra vada vinta da qualcuno. Quando Zelensky chiede di armi per resistere e vincere la guerra, quando la stessa von der Leyen dice che l'Europa deve aiutare l'Ucraina a vincere la guerra, ecco, questa pone la questione in un piano che è di competizione su chi è più forte, su chi prevarica di più l'altro, ripeto, partendo da una situazione in cui c'è uno che aggredisce e uno che ha aggredito, ma in cui, come dire, la soluzione non può essere che quella, come dire, quando qualcuno chiede, datemi armi per vincere una guerra, io credo, proprio perché esprimo solidarietà al popolo ucraino, che sia la condizione peggiore per il popolo ucraino, esattamente perché, finisce per buttare benzina sul fuoco, dovrebbe piuttosto chiedere invece il tentativo di una soluzione diplomatica. E quindi in questo senso penso che tutte le guerre, questa in particolare, sia una
da questo punto di vista una, come si dice, in sé machista e patriarcale. E poi perché penso questo, chi decide le guerre, chi fa le guerre e chi detiene il potere, chi le subisce sono le classi subalterne, ovunque, e in questo, quindi a partire dai lavoratori, dalle lavoratrici di tutti i paesi coinvolti, compresi quelli europei, poi dico perché, e in questo chi probabilmente è in una condizione di maggiore debolezza in quei paesi. In questo senso le donne sono quelle che abitualmente sopportano il peso maggiore delle guerre. Sì, sono gli uomini in questo momento in Ucraina che sono costretti dalla leva obbligatoria a restare a combattere, che lo vogliano o che non lo vogliano, peraltro, questo deve essere chiaro. Le donne sono costrette a scappare dal loro paese e quando ci ritorneranno, ritorneranno in un paese che era più povero di quanto era prima. E quindi chi subirà il fatto che quel paese è impoverito saranno ancora loro. Senza appunto considerare quello che diceva prima Lidia, cioè il tema degli stupri cosiddetti etnici, vi ricordate nell'ex Jugoslavia, cioè tutto il, come dire, anche a monte quest'idea che le guerre siano, come si dice, giocate sui corpi delle donne. Però dicevo, appunto, subiscono gli effetti più pesanti e trasversalmente in tutti i paesi, no? Sono le classi subalterne a subire il peso della guerra. Ora, io penso una cosa, anche qui, in Russia, certamente, chi sta subendo, come dire, il costo delle sanzioni internazionali, al netto che siano giuste o sbagliate, non discuto di questo, ma di sicuro è la popolazione e i lavoratori e le lavoratrici della Russia. Noi stiamo subendo, noi nei paesi europei stiamo subendo di ritorno il fatto che la corsa agli armamenti, la corsa a riarmare i paesi europei sta determinando come dire, una situazione non soltanto come veniva de come diceva dicevi Eleonora di come dire, riduzione della spesa sociale, quindi ulteriori tagli alla spesa sociale in una condizione in cui tu esci da 2 anni di pandemia, esci da una situazione in cui la sanità, la scuola, il trasporto pubblico avrebbe dovuto essere la priorità di qualunque decisione, di qualunque stanziamento di risorse, ma non solo perché questo c'è già stato, perché nel 2021 le risorse del PNRR sono già state messe non su scuola, sanità, eccetera. Come dire, la guerra e l'aumento delle spese militari, come dire, arriva dopo, ma si è già deciso che le risorse comunque non andavano allo Stato sociale, comunque andavano a ulteriori privatizzazioni. Quello che sta succedendo, secondo me, è che le risorse, gran parte delle risorse che del PNRR andavano, dovevano andare a cose come la digitalizzazione e la transizione energetica, finiscono per essere in discussione anche quelle. Al netto del fatto che a me non piace l'idea di fondo che una cosa come la transizione energetica sia messa di nuovo nelle mani del profitto, di nuovo nelle mani del mercato, e quindi, come dire, quelle risorse che dovrebbero essere risorse pubbliche, anche perché sono a debito e le ripagheremo noi quei debiti, vadano agli investimenti che le imprese devono fare per, come dire, rendersi sostenibili. Ma il punto è che oggi, andando dritti contro un treno verso appunto uno scenario da guerra mondiale, stiamo andando dritti contro la cosa più inquinante che esiste al mondo. Tant'è che non, come dire, non ci stiamo forse nemmeno rendendo conto fino in fondo che nel mentre si fa una guerra per, come dire, e ci si accorge che non si può più comprare il gas dalla Russia, o meglio, non si potrà più, non si può oggi accantonare, stoccare il gas della Russia, lo compri dagli americani. Lo compri a un prezzo più alto, gli americani lo estraggono col fracking, quindi con una cosa ancora più invasiva e distruttiva del pianeta, oppure lo compri a un terzo di più dalla Cina,
sempre della Russia, ma diciamo ripassi da là ma pagandolo di più, oppure perché lo paghi di più, insomma adesso, viva Dio, mettiamoci a ridiscutere del nucleare, perché questo stanno dicendo i grandi poteri del capitalismo, ma insomma se non possiamo dipendere dal gas della Russia, c'è il nucleare di nuova generazione, ma nel frattempo varrà pure la pena di rimettersi a trivellare il Mediterraneo. Questa è l'idea che adesso sta riuscendo fuori, e se non basterà nemmeno questo, insomma riapriamo le centrali a carbone. Insomma, lo dico per dire che tutta la retorica, per me proprio retorica, perché finché non si è sulla salvaguardia del pianeta, proprio retorica, perché finché non si esce dall'idea che o quella cosa lì la riporti a una cosa che non è il profitto, non è il mercato, ma è l'esigenza fondamentale e basilare di impostare le condizioni tali per salvare il pianeta, oppure ecco, ti ritrovi che nel giro di 6 mesi, da che parlavi di transizione energetica, sei ritornato a parlare di trivellare il Mediterraneo e di nucleare. E in tutto questo ha ragione Lidia quando dice se è questo quello che intendeva, ma che a un certo punto queste dinamiche internazionali non sono, come dire, non è che non pesano su un pezzo della borghesia produttiva, per esempio, di questo paese, sicuramente pesano, perché il tema è che, cioè, non so se si sta capendo, ma il rischio è che in autunno, alla ripresa, ci sia un pezzo, settori interi dell'industria manifatturiera italiana fermi, perché se le materie prime costano così tanto, le grandi imprese, i grandi gruppi multinazionali non hanno problemi a trovare altre strade, diciamo, mai particolarmente edificanti, appunto magari passando per la Cina piuttosto che passando per la Turchia per ottenere i rifornimenti. Ma l'industria media, la piccola industria, rischia di fermarsi per mancanze di materie prime. Questo che cosa significherà? Significherà che noi già stiamo subendo, noi lavoratori e lavoratrici, i danni di un'inflazione che, attenzione, era già alle stelle e non era determinata dalla guerra, era già, come dire, alta prima che scoppiasse la guerra. È stata, come dire, portata alle stelle dalla speculazione finanziaria determinata dalla guerra, con quell'inflazione sta erodendo i nostri salari che erano già bassissimi prima, cioè ci sono già oggi appunto decine di migliaia di famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, che non riescono a pagare le bollette, che stanno come dire già ora riducendo spese essenziali, comprese le spese sanitarie, anche perché appunto ritorniamo sul tema dei non investimenti fatti sullo Stato sociale, anzi i tagli fatti su sanità e scuola. E quindi noi ci stiamo impoverendo. Tra l'altro ci stiamo impoverendo per una situazione di finanziaria, perché noi ci stiamo impoverendo, però Eni, Enel, eccetera, eccetera, quelli si stanno arricchendo da questa guerra, che sia chiaro, qualcuno si arricchisce e qualcuno invece diventa ancora più povero. E rischiamo in tutto questo di avere poi anche l'impatto di brusche fermate del sistema produttivo nei prossimi mesi. Tutto questo, ripeto, per me peserà pesa sulle classi subalterne e in particolare sul mondo del lavoro in tutti i paesi europei, così come in quelli direttamente coinvolti, ovviamente in maniera diversa, perché capisco bene che non è che il tema della guerra oggi sia soltanto e solo perché i nostri salari si abbassano mentre le bollette dell'energia si alzano. Il tema della guerra è che c'è un paese che è aggredito e sta appunto sotto i bombardamenti, quindi questo è il tema, però sono convinta che sia, come dire, che sia sentito anche nella popolazione di questo paese il fatto che questa guerra noi la stiamo subendo. E tra l'altro io sono anche molto preoccupata perché in maniera strumentale, molto propagandistica, preludio delle prossime elezioni, a me preoccupa un po' anche l'uscita di Salvini che prende, va a fare il portatore di pace da Putin in questo momento. Sono proprio preoccupata perché rischia di diventare proprio una propaganda, che credetemi
fa presa nel mondo, come dire, nel mondo del lavoro, nella classe operaia, nel mondo della fabbrica, diciamo, perché se c'è una cosa che le persone capiscono e che capiscono al volo è che la tua busta paga si è ridotta di un terzo con questo aumento dell'inflazione. Quindi attenzione, perché poi davvero ci ritroviamo di fronte di nuovo a strumentalizzazioni in mano alla destra più becera e più odiosa. Con un PD che, insomma, con Letta, che davvero io non lo so da dove riesce a prenderlo quel, cioè, adesso io credo che quello che sta dichiarando sia di una gravità, di una gravità fuori dal normale, davvero, come si dice, irresponsabile, perché dire che va lui a sbloccare le navi a Odessa, cioè, significa nei fatti mettere la condizione davvero perché quella guerra sia incontrollabile. E su questo anch'io sono molto, come dire, sensibile, come diceva Lidia, al tema delle basi militari. Noi siamo un paese, è vero, tempestato di basi NATO, non soltanto, io a Bergamo vivo a 20 chilometri da una base non NATO, da una base americana che è Getty, dove è noto che esistono ordigni militari, ordigni nucleari, e che da un momento all'altro potrebbe diventare fonte di morte, quindi fonte di attacco, ma anche obiettivo sensibile. E quindi, insomma, diciamo, credo che dovrebbe, come dire, tornare ad essere attuale anche questo tema, e spero che saremo in tante e tanti il 2 giugno alla manifestazione contro la base di Coltano per questa ragione. Poi, appunto, ecco, chiudo così, credo, come vi dicevo, insomma, ho solo provato a fare una serie di riflessioni, non pretendo appunto di dare nessuna spiegazione, cioè, come dire, non pretendo di mettere nessun contenuto su questa cosa che, insomma, trovo anche, devo dire, abbastanza disarmante la situazione di impotenza del movimento pacifista. Credo che, insomma, questa discussione su cui ci hanno incartato, ma ci hanno strumentalmente incartato, a cominciare dagli attacchi vergognosi all'AMPI, perché francamente adesso, come dire, mettere il movimento fascista, credo che davvero sia stato in qualche modo messo in una condizione di, come dire, dover prima di tutto giustificarsi di non essere putiniano, cioè, questo è un assurdo. Io mi rifiuto davvero, per le cose che diceva, che ricordava Eleonora, che nel 2011 eravamo lì a dirgli che è uno becero maschilista patriarcale e schifo, cioè, mi rifiuto davvero, cioè, si giustifichino gli altri che fino a 6 mesi fa ci andavano a braccetto, si giustifichino quelli che fanno finta di non vedere chi è Erdogan, e fanno finta di dimenticare, insomma, anzi addirittura Erdogan lo hanno, come dire, elevato a un ruolo addirittura di mediazione, figuriamoci se può fare una mediazione Erdogan, che appunto invade il nord della Siria come se non ci fosse un domani, come se non ci fosse nessuna regola internazionale, insomma, adesso scoprono tutti quanti che Putin è un dittatore e noi dobbiamo giustificarci di non essere putiniani, ma davvero, cioè, è allucinante, e credo che dobbiamo proprio però uscire da questa roba qui, perché sennò è ovvio che sta alle strette il movimento pacifista e non riesce ad esprimere nulla e non riesce ad esprimere un'idea che sia una. Comunque davvero grazie di questa discussione, poi io la chiudo così con una battuta, appunto una delle cose che trovo sempre con una battuta, io penso che sia proprio importante che noi come donne e come femministe prendiamo parola su questa questione, su come noi affrontiamo la guerra, ma anche perché, come dire, sono millenni che le guerre le fanno appunto sui nostri corpi e che giustificano le guerre con noi. Guardate in Afghanistan che cosa è successo, per 20 anni in Afghanistan c'è stata un'occupazione militare di un paese
paese straniero, perché dovevano difendere le donne, le stesse donne che nel giro di 2 settimane hanno lasciato di nuovo in mano ai talebani e adesso di nuovo coperte dal burka. D'altra parte io lo dico sempre, è da che mondo è mondo che la guerra di Troia gli si dà la responsabilità e la colpa ad Elena, che è la prima delle vittime della guerra di Troia. Insomma, dobbiamo secondo me proprio un po' ribaltare questa narrazione millenaria e così dice ancestrale quasi, le donne sono le vittime della guerra, chi la decide sono i vari, e chi la determina sono i vari pari di Priamo, Agamennone, Achille, Ulisse, Menelao e via dicendo, appunto, e non invece noi. E soprattutto appunto la guerra in sé è una delle cose più maciste e patriarcali che ci sono. Chiudo con una battuta: oggi ho visto su un muro la foto con un muro su cui c'era scritto meno eroismo, più erotismo. Ecco, diciamo che potrebbe essere una strada da percorrere anche con un po', insomma, per sdrammatizzare un po'. Grazie mille, Eliana. Anche per insomma per tutto, anche insomma per aver ricordato a chi diciamo l'Unione Europea rischia di avendo appunto scelto la strada della co-belligeranza di affidare un ruolo di mediazione quell'Erdogan che appunto conduce anche egli operazioni speciali nel nord della Siria e nel nord dell'Iraq, quell'Erdogan che continua a reprimere e sopprimere donne e uomini curdi, che tiene tuttora in carcere Abdullah Öcalan e che l'Unione Europea continua a pagare per esternalizzare le proprie frontiere, cioè per tenere fuori e lontano dalle proprie frontiere uomini e donne che fuggono dalla guerra. Tutt'altra diciamo, scelta politica viene invece fatta giustamente nell'accoglienza di donne e uomini che fuggono, donne soprattutto che fuggono dalla guerra ucraina, ovviamente noi siamo per accogliere tutte coloro tutte e tutti coloro i quali fuggono dalla guerra, che fuggano dalla guerra in Ucraina, che fuggano dalla guerra in Siria, che fuggano dalle guerre in Africa attraverso le coste del Mediterraneo. E grazie anche per aver ricordato appunto che già prima del PNRR diciamo la strada era quella dei tagli a scuola e sanità, della privatizzazione, pensiamo lì alle privatizzazioni in questo momento e a diciamo quello che sarà dei servizi pubblici comunali, ora finisce anche diciamo la retorica della transizione ecologica e su questo, a proposito di diciamo energie e diritti, tu prima ricordavi come il fracking sia diciamo infinitamente diciamo ancora più inquinante oltre al trasporto del diciamo gas naturale russo, indubbiamente diciamo gli Stati Uniti hanno trovato dei nuovi acquirenti. Io però vorrei anche ricordare presso chi Eni e il Ministero degli Esteri e il governo italiano stanno cercando nuovi approvvigionamenti di gas, paesi noti diciamo per il rispetto dei diritti umani come il Qatar e l'Egitto. Cioè anche qui diciamo davvero assistiamo alla ennesima come dire strumentalizzazione della questione diciamo dei diritti umani. Nel passare la parola a Nicoletta, io diciamo, ecco, vorrei provare e nell'invitare nuovamente tutte e tutti a essere presenti a Coltano il 2 giugno per festeggiare in maniera antimilitarista la Repubblica. Io diciamo, vorrei provare a chiederle, insomma, anche in virtù del lavoro che per tanti anni ha portato avanti con le reti internazionali di donne, e come appunto si può dare potenza a questa rete, a queste reti internazionali di donne e di femministi in un momento in cui diciamo il paradigma della cura, che diciamo stavamo lavorando per far diventare diciamo architrave di una società post-pandemica, invece viene soppiantato diciamo dal suo contrario, cioè dal paradigma della guerra.
Personalmente, ecco, diciamo, io sono convinta che, diciamo, le alleanze femministe transnazionali siano, diciamo, la strada da percorrere. Ricordo, anche qui parto, diciamo, dalla mia esperienza, che quando in Parlamento europeo riuscimmo, a far approvare una risoluzione, contro l'aumento della violenza neonazista e neofascista in Europa, e quella, diciamo, risoluzione forniva una mappa, insomma, di tutta l'estrema destra europea, lo facciamo proprio alleandoci fra donne di paesi diversi e che, diciamo, ciascuna nel proprio paese aveva a che fare con il tema della, diciamo, violenza dell'estrema destra. Ovviamente riuscimmo anche a esplicitare la peculiarità del caso ucraino, dove appunto oltre a esserci un'estrema destra e gruppi paramilitari da ATOP a C14 a tutto quello che, come dire, ha avuto mano libera e impunità dopo Euromaidan, ricordiamoci anche che oltre alla strage di Odessa ci sono stati attacchi a manifestazioni dell'8 marzo, attacchi a manifestazioni antifasciste, attacchi a iniziative per i diritti umani promosse da Amnesty International, che infatti ha documentato tutto questo e persino scritto insieme a Human Rights Watch al procuratore generale dell'Ucraina per appunto stigmatizzare il tasso di impunità dei crimini dell'estrema destra. Ovviamente, diciamo, lì c'è un filo conduttore storico che va dal bandierismo all'estrema destra ucraina, ma, diciamo, non mi voglio dilungare su questo, voglio ascoltare, penso che tutte noi vogliamo ascoltare Nicoletta, che ringrazio. Sì, grazie a te, Leonora. Io, come le altre, ringrazio la collettiva Menapace per avermi invitato a questa discussione che giudico non solo interessante e utile, ma anche necessaria. Perché, come forse già diceva Eleonora, è bene che le donne, in particolare le femministe, si confrontino sui temi della guerra, in particolare su questa guerra che certamente è una delle tante guerre a cui abbiamo assistito, ma che ha delle caratteristiche, le spiegava già bene Lidia, che la rendono forse unica e certamente è più pericolosa forse anche di altre. Però io vorrei partire dalla potenza femminista di cui parlava Eleonora, per dire che le femministe in ogni parte d'Europa hanno fatto sentire la loro voce. Fin da subito, fin dallo scoppio della guerra. Voglio richiamare, per esempio, il fatto che il primo manifesto contro la guerra, il primo appello contro la guerra, è proprio a firma delle femministe russe che, conoscendo bene quello che già veniva detto, il machismo di Putin, perché avevano il suo tallone sul collo, conoscendo bene le pratiche di questo dittatore, ovviamente avevano molti elementi per dichiarare la loro contrarietà alla guerra e per denunciarne ovviamente l'utilizzo e per denunciare altresì l'invasione della Russia da parte dell'Ucraina. Ho avuto modo di partecipare ad un incontro con alcune femministe russe che ovviamente vivevano al di fuori della Russia, perché sapete bene che manifestare contro la guerra in Russia è cosa altamente difficile, perché quando va bene si rischia la galera. Eppure ci dicevano che grazie alla rete di Telegram e grazie anche alla creatività delle stesse femministe russe, le femministe russe sono riuscite in modo originale a far sentire il proprio no e a farlo conoscere. Così pure anche le femministe ucraine, che senza dubbio hanno subito un'aggressione e quindi reclamano il diritto alla difesa, come è evidente, però loro stesse hanno in diverse interviste e in diversi scritti messo in luce, anche qui spesso ucraine che vivono al di fuori del paese, perché è difficile sotto le bombe poter pensare di rilasciare interviste o di fare filmati, come invece pare che faccia molto facilmente Zelensky, che non passa giorno che non compaia da qualche parte fotografato o impegnato a fare qualche film, insomma, o a
o a mandare in giro le proprie interviste. Dicevo, anche le femministe ucraine hanno intanto stigmatizzato la posizione del loro governo non condividendola e ovviamente hanno fatto sentire in tutti i modi che hanno potuto la loro voce. Così pure le femministe polacche, in particolare le femministe polacche con le quali siamo in contatto, che sono le femministe polacche dello Strike Woman, quelle che hanno lanciato anche durante la pandemia lo sciopero globale femminista per impedire che il governo polacco di sordina e durante la pandemia approvasse una legge peggiorativa sull'aborto, peggiore di quella che già vige in Polonia. Ebbene, le femministe polacche si sono subito attivate nell'accoglienza delle profughe e dei profughi che arrivavano dall'Ucraina e hanno lanciato anche un appello alle femministe occidentali perché aiutassero il loro sforzo, nel senso che il governo polacco sostiene soltanto le ONG, mentre invece le reti di femministe sono reti informali e quindi non hanno nessun aiuto da parte del governo, ma sicuramente manco lo volevano chiedere. E quindi, come dire, in Europa, anche nei paesi maggiormente coinvolti dalla guerra in corso, le femministe non hanno mancato di far sentire la loro voce. In Italia, come gruppo FEM della Società della Cura, abbiamo subito accolto l'appello delle femministe polacche, abbiamo lanciato una petizione, abbiamo raccolto qualche soldino, 7.000 euro, che non sono tanti ma non sono nemmeno pochi, e, anche se devo dire ci aspettavamo una risposta maggiore da parte di realtà femministe e non solo, a cui avevamo chiesto appunto una solidarietà in tal senso, ma in ogni caso ci siamo attivate. Come gruppo FEM, abbiamo anche noi costruito un confronto al nostro interno che ci ha permesso, per esempio, di verificare che l'associazione Orlando di Bologna è riuscita a far passare in Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna una risoluzione che richiama la risoluzione 1325 dell'ONU, che sottolinea come sono le donne e i bambini i più colpiti all'interno dei paesi che appunto subiscono una guerra, e soprattutto come sia fondamentale e necessario la presenza di donne a tutti i livelli dove avvengono i negoziati di pace. Ecco, la risoluzione del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna è a disposizione, se qualcuna è interessata gliela si può inviare, perché magari altri consigli regionali potrebbero fare la medesima cosa. È una piccola cosa, certo, ma comunque aiuta anche quello a attivarsi in maniera concreta contro la guerra. La stessa associazione Orlando sta ragionando e sta verificando la possibilità di una carovana femminista che raccolga fondi e aiuti da portare in Ucraina, in particolare alle donne, ma anche alle persone trans, che già qui veniva detto, vivono all'interno di un paese in guerra e all'interno di un paese ovviamente scarsamente democratico, una situazione ancora più precaria e ancora più delicata di altri soggetti. Così come abbiamo in mente come gruppo FEM un incontro con le compagne europee con le quali abbiamo dato vita al seminario internazionale sulla cura che facemmo lo scorso ottobre, e parteciperemo al controvertice di Madrid in giugno in occasione del vertice NATO che si terrà in quella città, controvertice nel quale è prevista anche una sessione e un'area femminista. Posso dirvi però che tutto questo, e lo dico con un certo rammarico o forse da ingenua, mi pare poco rispetto a quella potenza femminista, mi pare ancora poco è sbagliato, ancora poco rispetto a quella potenza femminista di cui parlava Eleonora. Perché mi pare poco? Perché io credo che il movimento femminista, non genericamente il movimento femminista, ma il movimento femminista, ma quel femminismo che ha consapevolezza di ciò che il capitalismo è, per dirla con Angela Davis, il femminismo che è antibellicista e antimilitarista, a mio avviso aveva tutte le carte in regola per provare a lanciare un qualcosa di un po' più
come si può dire, un po' più corposo, un po' più sostanzioso, un po' meno frammentato di tutte quelle iniziative che ho tentato, magari in maniera un po' veloce, di dire. E perché dico questo? Perché il femminismo, torno a dire, in particolare quello che ha consapevolezza di ciò che il capitalismo è andato alle radici, ha ragionato andando appunto alle radici materiali e strutturali della guerra, del militarismo e della violenza, e ne ha evidenziato il cuore, che sta nelle relazioni di potere asimmetriche che riguardano certo l'economia e la società, ma riguardano anche i rapporti interpersonali, riguardano anche le soggettività in carne ed ossa coinvolte, e che in queste relazioni di potere asimmetriche sta il cuore della violenza, la radice, se volete, strutturale e materiale della violenza e delle guerre e del militarismo. Un militarismo che ha sia ricadute materiali, abbiamo visto l'impennata della produzione di armi, l'aumento di spese militari, l'aumento fra l'altro del 2% sul PIL, che in paesi come la Germania, che ha un PIL sostenuto, significano fior di soldi. Non solo, un aumento nella corsa al riarmo, nella produzione di armi, che va ad aumentare la spesa globale complessiva per il militare, che, guardate bene, nel 2021 è stata di 2.113 miliardi di dollari. Una cifra spropositata che avrebbe permesso di aggiustare moltissimi dei problemi che affliggono la Terra e che costringono moltissime popolazioni a condizioni di vita precarie. La ricaduta materiale del militarismo ovviamente riguardano anche, come veniva già detto, le politiche sociali cioè di ogni paese ovviamente, in particolare dell'Europa, in particolare dell'Italia, ma il militarismo ha anche ricadute simboliche, veniva già ricordato, quindi non lo voglio sottolineare ulteriormente. Abbiamo visto, scorrono continuamente in televisione immagini delle donne che si occupano di bambini e anziani e di maschi che si armano e vanno al fronte, dimenticando fra l'altro che molti degli uomini ucraini hanno tentato anche di disertare, e quindi come dire, non è così scontato che tutti i maschi ucraini volessero andare al fronte, perché poi, come sempre, vale il primo vivere. E quindi, come dire, ha ricadute simboliche, perché in quei fotogrammi, in quei video, in quelle immagini che si vedevano, vi è stato un prepotente ritorno di quegli stereotipi femminili che come femministe abbiamo sempre cercato di mettere in discussione, a volte anche riuscendoci e a volte anche mettendone in luce la pericolosità. Con questa guerra, che torna prepotentemente nelle nostre case, in tutte le case, ha ragione Lidia quando dice siamo in guerra anche noi, non è che sono in guerra soltanto coloro i quali, poveri, subiscono l'attacco russo nel loro paese o quelli che... o quelli che rispondono a questo attacco, ma siamo in guerra tutti. Ecco, c'è stato un prepotente ritorno di quegli stereotipi che di nuovo riperpetuano la logica binaria dei sessi, maschi e femmine, con alcuni compiti assegnati ai maschi quasi naturalmente e alcuni alle femmine. Quindi, come dire, io mi aspettavo che il femminismo, la potenza del femminismo, fosse capace in questo caso, anche se molto spesso nella storia il movimento femminista è nato all'interno dei movimenti generali, mi aspettavo che in questo frangente il movimento femminista potesse dare vita ad una forza materiale, mi viene da dire con un termine un po' azzardato, che in qualche modo potesse contrastare il clima di guerra che veniva avanti. E accanto alla questione del militarismo vi è anche la questione del nazionalismo. Anche su questo il femminismo, che ha consapevolezza di ciò che il capitalismo è, ha ragionato molto. E fra l'altro quello che sta tornando in auge è un nazionalismo, come dire, riaggiornato rispetto al passato, perché intanto è tornato in scena dopo anni nel quale il sistema capitalista globalizzato sembrava volesse fare a meno delle nazioni. Mi sembra che invece in questo frangente
stia tornando appunto la logica della nazione e la logica del nazionalismo, ma è un nazionalismo che, come alcuni intellettuali hanno messo bene in luce, si declina in modo intersezionale su due aspetti, quello del genere e quello della provenienza o della razza, usate il termine che più vi piace, del colore della pelle o della provenienza. Nel primo caso è un nazionalismo che veicola l'immagine patriarcale dei ruoli stereotipati di uomini e donne, come dicevo anche per il militarismo, e al secondo caso mette in luce come non tutte le nazioni siano uguali e non tutte le nazioni abbiano pari dignità e pari importanza. Avete ben visto la Polonia che si è attivata da subito per accogliere 2 milioni quasi di profughi ucraini, attivando fra l'altro una macchina organizzativa che ha saputo rispondere in maniera abbastanza puntuale ai bisogni di coloro che scappavano dalla guerra in Ucraina, quando pochi mesi prima aveva cacciato nelle foreste ai suoi confini profughi yemeniti, profughi siriani, che avevano dal punto di vista umano, avrebbero dovuto avere dal punto di vista umano gli stessi diritti dei profughi ucraini e che oltretutto erano in un numero molto inferiore alla massa di profughi e di profughi ucraini che è arrivata. Quindi proprio di fronte a questi due aspetti e non solo, ecco, io mi sarei aspettata magari ingenuamente che il movimento femminista riuscisse a dare vita ad un movimento più globale e meno frammentato di quanto si è fin qui visto. E poi mi sono detta, probabilmente ci sono alcuni motivi che in parte lo spiegano. Uno di questi potrebbe essere, per esempio, la pandemia dalla quale siamo appena usciti. Nella pandemia abbiamo dovuto sopportare lunghi periodi di solitudine e di distacco dalle altre persone, vivendo all'interno della bolla del virtuale. Questo magari fa sì che oggi sia più difficile riprendere quelle pratiche di piazza, quelle pratiche della presenza di corpi che consentano appunto un attivismo che riempie di nuovo le piazze, che riempie di nuovo le strade, anche se questo è vero poi soltanto in parte, perché abbiamo visto l'8 marzo alla manifestazione di Non Uno di Meno, sempre partecipatissimi, che quest'anno era contro la guerra, che pure lì le persone, donne e uomini, ci sono stati, così come abbiamo visto la manifestazione recente a Firenze della GKN e dei Fridays for Future, che ha saputo muovere centinaia di persone per appunto lottare e per dimostrare la loro solidarietà con la GKN in lotta, ma non solo, anche per richiedere che il futuro sia un futuro che abbia un senso sia dal punto di vista ambientale che sociale. Quindi mi piacerebbe forse ragionare anche all'interno del mondo femminista, con altre femministe, con voi, ecco, del perché non si è avuta cioè questa potenza femminista non ha saputo, per il momento quantomeno, dare vita ad una azione che abbia quella forza materiale necessaria a provare almeno a mettere in discussione quanto sta venendo avanti. Fra l'altro, questo sarebbe stato possibile anche dal fatto che abbiamo assistito negli ultimi anni ad un'ondata femminista che finalmente ha riportato, penso a Non Una di Meno, partito dall'Argentina ma poi diffusosi in tutto il mondo e anche nel nostro paese, ad un movimento femminista che ha ripreso la propria dimensione politica, ad un movimento femminista che ha riportato l'attenzione sulle condizioni materiali e non solo simboliche delle donne, ad un femminismo del 99%, come era scritto nel manifesto che un po' ha tematizzato questo movimento, di Nancy Fraser, Angela Davis, Cinzia Ruzza, di altri insomma che hanno scritto questo manifesto per tematizzare un po' la nuova ondata femminista che veniva avanti. Ecco, mi sarei aspettata che anche sulla guerra quella spinta al femminismo del 99%, ad un femminismo che riscopre la politica, a un femminismo che riempie di nuovo le piazze, potesse dare vita.
certamente, probabilmente, ha pagato anche il fatto, e veniva qua detto prima anche da Eliana, della debolezza del movimento pacifista. E quindi come si può dire, ha delle contraddizioni, ha delle differenti posizioni, ha dei contrasti che hanno attraversato non solo il movimento femminista, ma anche il movimento femminista, non solo il movimento pacifista, ma anche il movimento femminista. Credo che questo possa rispondere anche, possa essere spiegato anche, oltre a tutte le cose che ho provato a dire, anche dal fatto che all'interno appunto di questa diffusione di militarismo si militarizzano anche un po' le coscienze e quindi che prevalga la logica dello schieramento piuttosto che la logica del confronto, come si può dire, ad un pensiero unico piuttosto che alla capacità di assumere la complessità delle cose. Resta il fatto appunto che forse dovremmo tentare un salto in più, forse serve anche a noi un salto di specie, la dico con una parola magari poco adeguata al concetto che voglio esprimere, un salto di specie perché il femminismo, appunto, femminismo, torno a dire, consapevole ciò che il capitalismo è, possa dare vita. Perché ci sarebbe bisogno di un femminismo cioè, capace di un assalto al cielo? Perché uno degli effetti del clima di guerra bellicista, della violenza e del militarismo e del nazionalismo che questo porta con sé ha a che vedere anche con il concetto di sicurezza, con un concetto di sicurezza che ovviamente si caratterizza sempre di più come sicurezza militare o militarizzata. Una sicurezza militare e militarizzata che tende a dirigere la spesa pubblica e a mettere in discussione quei diritti sociali che sembravano, se non assodati, quantomeno consolidati. In particolare sulla sicurezza c'è un diritto che, come dire, non è mai stato del tutto reso né esigibile né consolidato ed è il diritto delle donne all'autodeterminazione sul loro corpo. Fra l'altro ricordo che mettere in discussione l'autodeterminazione dei popoli, non per un processo lineare ovviamente, però potrebbe anche portare alla condizione per cui si metta in discussione anche il diritto all'autodeterminazione di sé, del proprio corpo e della propria vita. L'attacco all'autodeterminazione delle donne, guardate, viene da lontano. Non è che è la guerra ad averlo alimentato o ad averlo tirato fuori dal cassetto. È da anni che questa cosa avviene. E però la guerra potrebbe ulteriormente consolidarlo, aumentarlo. Anche perché se all'interno di quel conflitto intercapitalista di cui parlava Lidia Cirillo dovessero prevalere le forze suprematiste, cioè quelle forze al cui interno si annidano soggetti antiabortisti, razzisti, omofobi, allora veramente la situazione diventerebbe particolarmente complicata. E non è detto che ciò non avvenga, perché se questo non è avvenuto per via politica o elettorale, hanno provato con Trump, con Salvini, con la Le Pen, a far sì che in alcuni paesi europei e non come dire, prendessero il potere soggetti suprematisti, però per il momento però non avendocela fatta hanno provato con ora c'è la guerra e dentro la guerra potrebbe anche succedere che le forze suprematiste prevalgano. Allora cerco di stringere l'attacco all'autodeterminazione delle donne, in particolare al diritto all'aborto e quindi al diritto all'interruzione della gravidanza, viene da lontano. Ricordate il Congresso Mondiale delle Famiglie, una rete internazionale sessista, omofoba e antirazzista che diede vita qualche anno fa al Congresso di Verona, alla quale lì sì rispondemmo con una forza materiale femminista che seppe portare in piazza centinaia di migliaia di persone e per contrastare appunto quell'ondata. Ma c'è stato di più. Nel 2020 si è firmato il consensus di Ginevra, un consensus cioè tematizzato da un testo anti-aborto e sottoscritto per il momento da 32 paesi, tra cui USA, Brasile, Ungheria, Bielorussia ed altri, che
come dire, che invita gli stati nel quale le legislazioni a favore dell'aborto sono a favore dell'aborto, a favore del diritto della donna ad abortire sono ancora vigenti, a metterle in discussione. È di qualche giorno fa la possibilità che la Corte Suprema degli Stati Uniti, nel quale Trump è riuscito a inserire dei personaggi provenienti da quella rete di cui parlavo prima, il Congresso Mondiale delle Famiglie, che vuole mettere in discussione a livello federale negli Stati Uniti il diritto all'aborto. Quindi voglio dire, per non parlare della Polonia, per non parlare della Turchia di Erdogan, per non parlare dell'Italia, su questo chiudo, mi scuso se sto sforando, nel quale l'obiezione di coscienza è arrivato al 70% di media, e in alcune regioni come il Molise è al 90%, nel quale stanno aumentando a vista d'occhio gli aborti clandestini, come ha scritto nella propria relazione il Ministro della Salute nel 2019, arrivando a 13.000, e essendo un aumento esponenziale, perché ricordo che durante la pandemia, a causa di un decreto legislativo del governo, gli ospedali poterono interrompere quelle attività che non consideravano utili o comunque urgenti, e moltissimi ospedali, anche in Lombardia, Eliane e Lidia lo sanno, hanno interrotto da subito le pratiche abortive. E quindi, come dire, cioè siamo davvero di fronte forse ad una guerra nella guerra, se posso esprimermi in maniera così, cioè così provocatoria. Per cui credo davvero che la lotta contro la guerra, la lotta contro il diritto all'autodeterminazione e come si può dire, siano lotte che vadano fatte, che il movimento femminista, in particolare quello consapevole di ciò che il capitalismo è, cioè deve agire e deve soprattutto lavorare per farle convergere, perché credo che ci sia necessità di far convergere queste lotte e di farle convergere sul paradigma della cura, perché il paradigma della cura non è fare maternage al mondo capitalista, ma è proporre, immaginare, agire un diverso modo di stare al mondo e soprattutto di attivare quella creatività di cui parlava anche Leonora all'inizio, necessaria ad immaginarsi, ad immaginarci senza bisogno di eserciti e di confini. È un'utopia? Forse sì, ma di utopia abbiamo bisogno. Grazie. Grazie mille a te, Nicoletta, grazie. E davvero per i tantissimi spunti, io ne voglio riprendere almeno un paio nel dare la parola a Laura, che ringrazio anticipatamente. Fatemi però ringraziare prima Judith Pinnock, che si sta prendendo cura di noi e che, oltre ad aver pensato, come tutte le compagne della collettiva Menapace, questa iniziativa, la sta rendendo materialmente possibile attraverso la sua regia invisibile, ragioni diciamo tecniche che a me sfuggono, ma insomma noi invece ci teniamo a ringraziarla visibilmente. Laura, Nicoletta ci sollecitava a ragionare su come il capitalismo si stia rinazionalizzando dopo anni di capitalismo globale e come movimento femminista transnazionale abbiamo preso sì parola contro la guerra, ma stentiamo a diventare appunto potenza femminista transnazionale. E credo che questo sia diciamo un po' la domanda delle domande che ciascuno di noi si sta ponendo, chiaramente a te che sei parte diciamo importante diciamo dell'Assemblea Romana di Uno di Meno, volevo chiedere una riflessione su questo, perché mi sembra che diciamo proprio una delle prime manifestazioni contro la guerra sia stata diciamo sia stato lo sciopero dell'8 marzo, ricordavo prima Strike the War. Da allora diciamo probabilmente c'è stato molto poco in questo paese, se non appunto iniziative che purtroppo non hanno mobilitato quel 40% di opinione pubblica che si dice essere ad esempio contraria all'invio di armi. La seconda cosa su cui davvero ti chiederei insomma di aiutarci a ragionare che fine fa la nostra Costituzione dopo le risoluzioni del governo. E chiaramente diciamo tu sei una costituzionalista, il dibattito fra costituzionalisti e costituzionaliste è stato diciamo
intenso e una costituzionalista femminista e diciamo davvero la voce che vorremmo ascoltare per provare a comprendere che fine sta facendo la nostra Costituzione. Un'ultima sollecitazione davvero, ma insomma interessava molto riprendere anche su questo il ragionamento di Nicoletta. Noi siamo state capaci di appunto costruire forza materiale femminista quando presso le famiglie di Verona dare corpo, diciamo, a una ribellione rispetto a un modello, diciamo, di famiglia patriarcale che si stava, diciamo, riaffermando attraverso quella convention. Oggi abbiamo da un lato l'idea di famiglia di Putin e Kirill, dall'altro lato appunto gli uomini costretti alla leva e le donne, diciamo, rifunzionalizzate in un ruolo di cura come maternage e costrette alla fuga. Questa guerra che, diciamo, ruolo sta svolgendo rispetto ai ruoli e agli stereotipi di genere? Laura. Grazie. Ciao a tutte. Cerco di inserirmi in questo intenso dibattito e tenterò di rispondere alle sollecitazioni di Eleonora, che ringrazio per l'invito, e faccio tanti complimenti a tutta la collettiva Menapace per questo bellissimo esordio dedicato alle voci femministe contro la guerra. Ora, come abbiamo già visto anche tra di noi, ci sono tanti modi diversi di guardare alla guerra, sia in generale e anche alla guerra di aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina in particolare. La complessità dell'analisi delle dinamiche che hanno portato fino all'invasione del 24 febbraio si accompagna d'altra parte alla complessità delle conseguenze di quello che è, vorrebbe o potrebbe essere l'innesto di un ricorso storico verso la contrapposizione bipolare del mondo o invece verso un nuovo corso multipolare. Questo però è solo lo scenario geopolitico, in quanto tale rischia di sembrare sempre una sorta di risico tra cosiddette potenze, che poi per di più sono potenze protagoniste che solo apparentemente sono stati o alleanze interstatali, quando invece gli appetiti privati che si nutrono delle guerre sono di fatto delle superpotenze con le quali bisogna fare i conti. Anche il femminismo e il transfemminismo transnazionale può essere una superpotenza, come è stato detto varie volte e da ultimo da Nicoletta e ora da Eleonora. Questo perché? Perché la prospettiva femminista è radicalmente diversa, perché guarda la guerra dal punto di vista delle persone in carne ed ossa che ne subiscono le conseguenze. E sotto questo profilo, il già citato manifesto della resistenza russa femminista contro la guerra è stata molto chiara sin dall'inizio. Scrivevano: la guerra intensifica la diseguaglianza di genere, mette un freno per molti anni alle conquiste per i diritti umani, la guerra porta con sé non solo la violenza delle bombe e dei proiettili, ma anche la violenza sessuale. È chiaro poi che le femministe russe disvelano contestualmente anche il patriarcale progetto politico del governo russo, con la sua riscoperta dei valori tradizionali, che appunto scrivono, includono la diseguaglianza di genere, lo sfruttamento delle donne e la repressione statale contro coloro il cui stile di vita, autoidentificazioni e azioni non sono conformi alle ristrette norme del patriarcato. D'altra parte, ricordiamo tutte l'opposizione delle Pussy Riot alla rielezione di Putin e la repressione che subirono per questo loro antagonismo. La creatività richiamata giustamente, messa in campo dalla resistenza femminista russa per contrastare, per quanto clandestinamente, la guerra è in qualche modo esemplare. E qui voglio ricollegarmi all'introduzione di Eleonora su Menapace, il fatto che contenga il nome Pace. E per esempio ricordo che una delle azioni promosse dalla resistenza femminista russa è quella di uscire, andare nelle piazze e nelle strade che hanno la parola pace nel proprio nome e in questi luoghi dar da mangiare ai piccioni.
Ora, per fortuna noi abbiamo ancora dei margini di agibilità politica imparagonabili rispetto a quello che è consentito fare in Russia, e anche se le nostre prese di parola e le nostre mobilitazioni sono, come tante altre, d'altra parte invisibilizzate nel discorso pubblico, quindi c'è un problema serio di come viene militarizzato il discorso pubblico, non solo in occasione di questa guerra, ma in generale nelle grandi scelte di politica nazionale e internazionale. Ora, nel nostro caso specifico lo sono anche perché le nostre analisi e proposte di senso, non solo nella teoria, ma anche nella prassi, secondo me, presenta una forza che in qualche modo è dirompente, che potrebbe sorreggere in effetti un vero e proprio mutamento rispetto alla linea finora perseguita, purtroppo non solo dal governo, ma anche dal Parlamento, ma anche dall'Unione Europea e fondamentalmente dalla NATO. Ora, questa forza emerge innanzitutto nello strumento privilegiato da non una di meno, che è lo sciopero femminista e transfemminista transnazionale. In particolare faccio riferimento a quello dell'8 marzo, che è diventato immediatamente contro la guerra per il disarmo. E scrivevamo allora che a pagare saranno i poveri, le donne, chi rifiuta i ruoli di genere, le persone migranti bloccate a tanti confini, usate come armi in una guerra vecchia come il mondo, eppure sempre nuova. E la forza teorica è proprio questa lettura intersezionale che consente di vedere come le guerre non siano una questione tra stati e, aggiungiamo, neanche forse solo tra popoli, ma proprio delle questioni transnazionali che travolgono alcuni soggetti più di altri, seguendo assi come sesso, genere, razzializzazione, classe. Perché la guerra distrugge ogni diritto, aggrava tutte le diseguaglianze che già strutturalmente e drammaticamente avviliscono le nostre società, distrugge interi ecosistemi, riduce alla fame intere popolazioni, impedisce la transizione ecologica, trasforma quel poco di democratico che viviamo in una dittatura dell'emergenza. E quindi sotto questo profilo è vero quello che dice Lidia, cioè la guerra è un insieme di guerre. C'è da dire però, come è stato detto, e che va sempre ricordato, che questa guerra, purtroppo questa specifica guerra, rischia di assumere dimensioni particolarmente devastanti, perché può diventare mondiale e nucleare. Allora, quindi contro questa guerra è necessario mobilitarsi. La questione è appunto quali soggetti possono operare e indicare il cambiamento di rotta. Le femministe, quindi non le donne appunto in quanto tali, ma proprio le femministe e le transfemministe, sono dei soggetti di mutamento per definizione rispetto alla guerra e, qui lo dico da costituzionista, spesso anche al di là delle intenzioni, in lotta il movimento femminista per rivendicare i principi fondamentali della Costituzione, o perlomeno contro la loro distorsione e annichilimento, che è quello che sta avvenendo adesso sull'articolo 11, ma che ha già toccato vari altri principi costituzionali, a partire dal principio di uguaglianza sostanziale. Dal mio punto di vista, l'intreccio tra femminismo e costituzionalismo è diciamo quasi inevitabile, perché entrambi sono movimenti socioculturali che lottano per la diffusione del potere in modo che vengano superati i rapporti di dominazione. Con quale fine? Per consentire a tutti e tutti di autodeterminarsi e autorealizzarsi, cioè creare le condizioni materiali e spirituali per cui ciascuno di noi possa davvero sviluppare pienamente la propria personalità e partecipare davvero effettivamente alla vita consociata. Ora, tornando alla guerra, cosa dice la Costituzione sulla guerra? È proprio limpida, è, come dire, ecco, la parola giusta è proprio chiara e limpida. Ripudia la guerra non solo come mezzo di offesa degli altri popoli, ma anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ora, è talmente limpido l'articolo 11 che in realtà, se voi leggete o avete avuto modo di assistere ai dibattiti parlamentari, l'articolo 11 non è mai stato citato, mai. Quando è stato citato, come qualcuno ha ricordato, è stato stravolto
perché è stato stravolto? Perché se ne dà una lettura a compartimenti stagni, che invece è impossibile. E questo non solo lo dice la storia del processo costituente italiano e dell'articolo 11 in modo particolare, ma lo dice anche la struttura stessa dell'articolo 11, che è una struttura particolare, perché si tratta di un articolo non costituito da più commi, ma da un unico comma diviso da tre proposizioni separate da semplici punti e virgola. Ora, per chi conosce l'italiano e la sua grammatica, ma diciamo la punteggiatura per certi versi è più universale, diciamo, di una lingua, il punto e virgola, un chiaro segno di interpunzione che non vuole creare separazioni nette, ma vuole coordinare tra di loro concetti che sono strettamente collegati. Ma questo l'ha detto anche chiaramente la Corte Costituzionale, cioè quelle limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia delle nazioni, che sono previste all'articolo 11, sono appunto consentite soltanto qualora siano necessarie, utili, al raggiungimento del rispetto del nostro principio fondamentale, che è il ripudio della guerra. La stessa promozione della formazione di organizzazioni internazionali è consentita soltanto quando queste organizzazioni abbiano come unico obiettivo quello di rendere effettivo il ripudio della guerra stabilito dalla Carta delle Nazioni Unite. Quello è un principio generale del diritto internazionale, il rifiuto della guerra nelle relazioni internazionali, che è diventato consuetudine internazionale. Ebbene, le consuetudini internazionali entrano nel nostro ordinamento in maniera automatica fino a quando non si pongono in contrasto con i nostri principi fondamentali. Quindi, anche se noi sappiamo benissimo, perché ci siamo mobilitati contro tutte le guerre di aggressione che si sono svolte a livello internazionale, almeno a partire dalla guerra in Iraq, ciò non vuol dire che quell'interpretazione del divieto di guerra così distorta possa entrare nel nostro ordinamento costituzionale. Quindi le nostre istituzioni sono comunque vincolate a quel principio fondamentale. E la Corte ha detto chiaramente che è compito suo, ma in genere delle istituzioni, di impedire che nel nostro ordinamento possano prevalere degli obblighi internazionali che siano in contrasto con i nostri principi fondamentali, a partire dal ripudio della guerra. Questo vale sia per le consuetudini internazionali, come per esempio la distorsione del divieto di guerra operata in sede ONU e extra-ONU a causa della NATO, anche con la partecipazione illegittima dei nostri governi, ma anche e a maggior ragione per qualunque tipo di obbligo internazionale più semplice, come può essere per esempio il trattato dell'alleanza NATO. Ora, con ciò ovviamente io non voglio dire che l'Italia debba diciamo arrendersi o essere, come dire, imparziale nel valutare quello che sta accadendo nel conflitto tra Russia ed Ucraina. Cioè, è chiaro che la Federazione Russa ha compiuto un'invasione illegittima del territorio ucraino. Questa è una vera e propria guerra di aggressione. L'Ucraina ha tutti i diritti del mondo a difendersi da quella che è un'invasione da parte di un popolo, anche se insomma da parte di un governo decisamente ostile e aggressivo. Però non è compatibile con il nostro principio del ripudio della guerra, che presuppone una ricerca indefessa della pace da parte dell'Italia, essere coinvolta a qualunque titolo nel conflitto armato. Se non si può essere coinvolti nel conflitto armato, è necessario astenersi da comprare e regalare armi alle parti in conflitto. Questo anche perché qualunque coinvolgimento del conflitto armato, oltre a poter portare purtroppo ad un'estensione di questo conflitto nel territorio italiano, che come è stato ricordato è in parte significativa a base NATO,
perché questo purtroppo svilisce le nostre possibilità, cioè le annichilisce le nostre possibilità come Repubblica di farci mediatore tra le parti in conflitto, di essere promotori di una qualche forma di trattativa. E purtroppo l'operato del nostro governo con il beneplacito nel nostro Parlamento finora ha in qualche modo minato alla base quel poco o forse più significativo credito che fino a quel momento l'Italia poteva vantare con entrambi le parti in conflitto. E questo purtroppo ha già determinato in capo alle forze politiche e alle istituzioni una responsabilità che non è purtroppo semplicemente politica, è una responsabilità che rischia di assumere delle caratteristiche storiche, cioè che rimarrà scritta nei libri di storia se purtroppo all'escalation ci saranno delle conseguenze drammatiche come ci si può aspettare. Questo che cosa significa? Che noi non possiamo permetterci di abbassare la guardia, ma dobbiamo, come è stato detto, provare in tutti i modi a trovare delle convergenze nazionali in primo luogo, ma transnazionali per opporci al perdurare di questa guerra, perché ogni giorno in più di questa guerra ovviamente è un contesto che può facilitare l'esondare ulteriore del conflitto, quindi femministe, transfemministe, ambientaliste, lavoratrici, lavoratori, migranti, chiunque si mobiliti per i diritti costituzionali come casa, salario degno, studio, salute, tutti dovremmo provare a mettere perlomeno a disagio chi decide di scivolare lentamente in una terza guerra mondiale, a cominciare, come è stato ricordato, dal partecipare il giorno della festa della Repubblica, quella Repubblica che ripudia appunto la guerra, a manifestare a Coltano, quindi il 2 giugno. Però possiamo forse anche immaginare altri scenari e andare oltre. Per esempio, è chiaro che qui doveva intervenire l'ONU, non interviene ovviamente per il blocco del Consiglio di Sicurezza. La guerra è stata considerata l'invasione dall'Assemblea Generale dell'ONU, che si è convocata in Assemblea Generale in maniera straordinaria, non accadeva da decenni. Per esempio, si può chiedere e mobilitarsi affinché sia l'Assemblea Generale riunita in modo permanente per cercare di costituire una forza di interposizione che blocchi immediatamente e produca davvero un cessate il fuoco sul territorio, in modo tale che davvero poi si possa promuovere una conferenza di pace che a sua volta possa diventare il consesso nel quale discutere un nuovo ordine mondiale, ma non solo un ordine mondiale tra potenze, ma anche per fare in modo che tornino a diventare in qualche modo, non dico effettivi, ma perlomeno presi sul serio, i diritti sociali, i diritti sessuali e riproduttivi, i diritti ambientali che sono già riconosciuti in ambito ONU. Questo, per esempio, da qualcuno è stato chiamato spirito di Helsinki, così l'hanno chiamato il CRS, altri enti di ricerca, ma anche lo stesso Presidente della Repubblica quando ha parlato a Strasburgo. Sarebbe bello che ne riparlasse anche in Italia, perché non tutti leggono i discorsi tenuti dal Presidente della Repubblica di fronte al Consiglio d'Europa. Ora, a me sembra che questa è la strada che dovremmo sostenere e temo che non vada davvero in questa direzione il famoso piano italiano, che è famoso quanto clandestino, e che temo che in realtà sia stata essenzialmente un'operazione a fini interni, cioè in qualche modo per andare incontro a quello che è una contestazione sempre più presente però nel dibattito pubblico, ancorché gli si lasci poco spazio, contro questo progressivo scivolamento dell'Italia verso la guerra. Però da questo punto di vista vuol dire che effettivamente si deve operare in quella direzione, che stiamo inclinando quello che inizialmente era una convergenza che sembrava indissolubile tra tutte le forze. E dalla nostra parte non c'è soltanto la Costituzione, ma anche gran parte dell'opinione pubblica. E quindi non resta a noi che far valere la nostra potenza e sperare che di riuscire a invertire la rotta di questa guerra.
Grazie infinite anche a Laura, sia per la sollecitazione come dire, alla convergenza di tutto ciò che può essere potenza contro la guerra, alla materializzazione della potenza femminista, transfemminista e transnazionale contro questa guerra di aggressione. E anche davvero insomma, per il suo sguardo di costituzionalista femminista che insomma, ci ha aiutato a comprendere meglio e ricordare e ribadire diciamo, insomma, quanto sia limpido il dettato costituzionale sul nodo della guerra, l'inscindibilità dei vari passaggi dell'articolo 11 e anche, come dire, quale può essere il ruolo dell'Europa in uno scenario che la sottragga a un destino, diciamo, dell'Europa e dell'Italia di co-belligeranza. Io chiedo se ci sono commenti. Eccolo, uno. Leggo con voi. Mi sembra che potremmo di Daniela Alfonsi, che è compagna della collettiva che salutiamo, mi sembra che potremmo problematizzare la nozione di autodeterminazione nazionale rispetto alla democraticità delle istituzioni statali, al condizionamento dei soggetti economici internazionali, alle politiche di austerità, al finanziamento di gruppi religiosi o culturali e tanto altro. Certo che la guerra in armi è l'apice mostruoso di politiche di potenza, ma le altre sono pure inaccettabili. E il nodo dell'autodeterminazione è un nodo, insomma, che ci ha già sollecitato nella discussione, è evidentemente una questione centrale e chiedo a tutte, se volete intervenire sulla base di questo commento o sulla base di quello che hanno detto le altre, o se volete aggiungere qualcosa. Vai, Lidia. Allora, direi prima Laura, poi Lidia quando riesce a togliere il microfono, ad aprire il microfono. Diciamo, l'autodeterminazione dei popoli è un diritto universale, su questo non c'è alcun dubbio. Dopodiché è chiaro che il rapporto tra diritto e realtà storica politica non è che è universale, no? È ovviamente contestuale, dipende dal singolo contesto, quindi è anche molto difficile, stando al di fuori di un territorio, capire qual è il popolo che si sta autodeterminando. Qua siamo di fronte a uno Stato che in ogni caso ha subito un'invasione. Se il processo di autodeterminazione di parte di quel territorio fosse avvenuta con un processo democratico, come è avvenuto in altri casi, come per esempio nella secessione, nella separazione della Repubblica della Cecoslovacchia, no? Cioè, ci sono dei precedenti storici. È chiaro che se incomincia già con. È difficile oggi come oggi poter sostenere che è fattibile ora un referendum per chiedere alla popolazione di quei territori se sono a favore della permanenza nello Stato ucraino o se preferiscono diventare autonomi, indipendenti o se preferiscono entrare nella Federazione russa, perché ovviamente la popolazione non è più quella che stava lì nel 2014, perché sono territori di fatto sono una sorta di guerra civile militarizzata da tanti anni. Quindi, secondo me, è un po' fuorviante in questo momento porre la questione dell'autodeterminazione dei popoli. Altra cosa è l'autodeterminazione del popolo ucraino nel suo insieme, che giustamente si mobilita per difendere per difendersi, cosa che penso in qualche misura faremmo tutte noi, cioè, ma dico non contro i turchi o contro chi volete voi, ma se anche alle porte ci fossero i francesi, probabilmente organizzeremmo una resistenza, o scappiamo, organizziamo una resistenza, no? E così fa il popolo ucraino, come fanno tutti, o scappi o organizzi la resistenza. Però mi sembra un po' fuorviante concentrarsi ora invece sull'autodeterminazione di un presunto popolo del Donbass, che in questo momento ovviamente è tutto da ricostruire. Prima bisogna far cessare il fuoco. Non ci sono altre. La priorità è quella, a mio modo di vedere.
Certo. Lidia. Mi sentite? Sì, vai. Io l'autodeterminazione in realtà non è un diritto che viene concesso ai virtuosi, perché questo è anche l'argomento che utilizzano sempre gli Stati Uniti, no? La misura di quanto uno Stato è democratico, non è democratico. L'autodeterminazione è un diritto dei popoli, in modo particolare di popoli che, come l'Ucraina, hanno subito un'oppressione da Caterina di Russia. Su questo non mi sono soffermata perché non volevo, diciamo, iniziare una discussione di storia, ma diciamo dagli zar, passando per l'Unione Sovietica stalinizzata, dopo, cioè c'è un rapporto tra grande Russia e Ucraina che è proprio lo specchio tradizionale di cos'è un'autodeterminazione negata. E poi sono d'accordo con Laura, non è che puoi fare un discorso astratto sull'autodeterminazione in genere, perché poi non è un principio assoluto, non è un dogma, dipende anche dal contesto in cui questo si realizza. Per esempio, sarebbe molto interessante vedere la relazione con la lotta di classe, perché sia Lenin che Marx lo collegavano alla lotta di classe, che sarebbe stata più difficile se questo principio non fosse stato rispettato da chi la lotta di classe proponeva. Io mi inserisco in questa discussione, la mia personalissima opinione. Io sono stata in Donbass prima dello scoppio della guerra, sono stata nel 2017. A me ha colpito molto, come sapete, diciamo, ci sono stati dei referendum non riconosciuti dalla comunità internazionale intorno al 2014, nel 2014, forse non nel 2015. A me ha colpito molto la presenza di due argomentazioni. Una era quella del genocidio o ecocidio, che è tornata, diciamo, sul versante ucraino, ovviamente, e diciamo, questa ripresa del tema del genocidio è un'altra questione pesantissima che verte, diciamo, su questa guerra. La seconda è, diciamo, anche qui autodeterminazione come diritto universale che si cala nella storia e che certamente non si concede solo ai virtuosi, ma lì, diciamo, appunto c'era l'altra faccia della grande Russia, no? C'era il sentirsi parte della grande Russia, l'idea di una nuova Russia insieme alla Repubblica di Bielorussia, e anche, diciamo, una questione antifascista che, come dire, non è soltanto propaganda putiniana, ma che risale a quello che, diciamo, in quel pezzo di Ucraina si è vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale, tra banderisti e collaborazionisti da un lato e truppe sovietiche dall'altro. Quindi penso anche io che, diciamo, questo sia una questione, come dire, articolata, e che almeno per me è, diciamo, aperta a tantissimi interrogativi. Certo, diciamo, in questo momento siamo di fronte a una guerra di aggressione, e, diciamo, su questo invece gli interrogativi non ce ne sono. Non so se ci sono invece altri commenti, se qualcuna vuole aggiungere altro, e dobbiamo cercare di unire tutte le forze presenti nel territorio, come si può fare, credo che questo sia una sindacati nel momento della non violenza, del non nero, fortunatamente per la pace, come diciamo, spero che, credo che noi intanto oggi abbiamo dato un contributo a mettere in relazione voci femministe, a condividere la domanda su come dare corpo, diciamo, a una presenza femminista transnazionale, la pace e il disarmo. Molte di noi erano già nelle dimensioni da quando, tra i G8 che contestavamo, c'era anche il signor Putin. Allora eravamo considerati, come movimento dei movimenti, una delle grandi potenze mondiali. Laura, diciamo, ci ricordava appunto quanto sia transnazionale la potenza femminista. Speriamo anche, diciamo, di poter contribuire, e sicuramente
diciamo, questo è il nostro auspicio, a generare potenza femminista contro la guerra. E chiudo su questo ringraziando veramente tutte le femministe che oggi sono intervenute. Per noi è, diciamo, siamo felici, diciamo, noi ci siamo date questa, faccio un po' di backstage, tra all'inizio della tesi eccedente c'era questa citazione di Silvia Federici sulla militanza gioiosa, ci siamo dette che, diciamo, volevamo derubricare lunghe esperienze di militanza tristissima e tristerrima e ragionare con delle femministe di pace, di costruzione della pace. Per noi è stato anche nel, diciamo, una, come dire, un momento gioioso, oggettivamente antitetico alla guerra che vogliamo decostruire e che vogliamo combattere. Quindi il nostro ringraziamento, dico nostro perché c'è una chat che nel frattempo pullula di ringraziamenti, è davvero grazie, 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 e vi disturberemo di nuovo e speriamo di aver dato un contributo alla riflessione. Io personalmente da questo confronto arricchita in maniera incredibile, perché avete fatto tutti degli interventi, diciamo, i fogli di appunti sono a testimoniare, diciamo, veramente importanti e densi. Grazie a tutte, grazie a tutte. Grazie a voi. A voi un bacione a tutte. Un bacione a tutte, ma in particolare a Lidia, consentitemelo. Sì, grazie tesoro. E un grazie ancora a tutti. Grazie, grazie. Manu, grazie davvero, grazie. Grazie a tutte, Leonora. Ciao, grazie, grazie. Ciao, ciao Judith, grazie.